I buchi neri. Gli oggetti più misteriosi del cosmo. L'universo è bizzarro, ma se si dovesse fare una lista e stabilire cosa ci sia in cima, direi i buchi neri. I buchi neri scatenano l'immaginazione. Il fatto che non li vediamo è straordinario. La loro immensa gravità rende i buchi neri gli oggetti più distruttivi dell'universo. Possono squarciare una stella in pochi secondi. Ma possiedono un altro lato. Non si tratta di elementi orribili e pericolosi, bensì di parti dell'universo meravigliose e misteriose. Dissezioneremo i buchi neri per svelarne i segreti. Riveleremo il modo in cui sono nati i buchi neri. La modalità con la quale affrontano le battaglie più violente del cosmo. E come un giorno gli esseri umani potranno viaggiare grazie ad essi. I buchi neri. Gli oggetti più potenti dell'universo. Capace di distruggere mondi interi. Ci terrorizzano da decenni. Con il loro mistero e la loro oscurità. Il motivo per il quale si chiamano buchi neri è dovuto al fatto che dall'interno di essi non può essere emessa alcuna luce. È una strada a senso unico, si può entrare ma non si può uscire. Visto da vicino, un buco nero è terrificante. C'è un'enorme quantità di materia che rischia di cadere all'interno. Questa materia si riscalda e viene distrutta, precipitando dentro questo buco infinitamente profondo all'interno dell'universo stesso. Ma i buchi neri rappresentano molto di più che caos e distruzione. Più cose scopriamo sui buchi neri, più ci rendiamo conto che possiedono uno scopo reale nell'universo. Sono una sorta di organizzatori del cosmo. Nuove scoperte potrebbero cambiare il nostro modo di vedere i buchi neri? Secondo me è ora che i buchi neri subiscano un ritocco d'immagine. L'essenza dei buchi neri va ben oltre l'oscurità. Rimuovendo uno strato di freddo pulviscolo a forma di ciambella presente all'esterno, si scopre un enorme disco di detriti cosmici che ruota alla velocità di milioni di chilometri orari. È proprio qui che il buco nero banchetta. Gas, polvere, stelle e pianeti collassati vengono fagocitati dalla bocca spalancata del buco nero. È il cosiddetto orizzonte degli eventi. Si tratta di una sfera completamente buia da cui non può trapelare alcuna luce. Al suo interno, le leggi del cosmo vanno in tilt. Nei buchi neri, alcune delle regole che contraddistinguono l'universo non possiedono la stessa validità che hanno all'esterno. Quando qualcosa precipita in un buco nero, si muove a una velocità sempre maggiore, fino a raggiungere la velocità della luce, diventando esso stesso buco nero. Ma poi che cosa accade all'interno? Non lo sappiamo. Ci troviamo di fronte a qualcosa che la mente umana non comprende, in cui lo spazio e il tempo sono alterati, non si comportano nel modo che conosciamo. Questo ci spinge ad evolverci, a capire meglio la natura della realtà. 30 anni fa i buchi neri erano una mera teoria, una previsione matematica fatta da Einstein. Ma oggi sappiamo che appartengono alla realtà. Questa è la nostra galassia, la Via Lattea. Rimuovendo le stelle, i pianeti, le rocce e il pulviscolo, scopriamo un segreto misterioso. In agguato nell'oscurità si trova un buco nero supermassiccio, Sagittarius A-Star. Possiede una massa 4 milioni di volte superiore a quella del Sole e si trova a soli 26.000 anni luce dalla Terra.
Lo studio di questo titano ci offre la possibilità di capire il funzionamento dei buchi neri. In cima alla montagna più alta delle Hawaii, il Mauna Kea, gli scienziati del Keck Observatory si occupano proprio di questo. L'astronomo James Like studia Sagittarius e Ishtar. È incredibile avere un buco nero super massiccio così vicino a noi, visto che tutti gli altri delle stesse dimensioni sono distanti, in altre galassie. Per arrivare al suo ufficio è necessario compiere una scalata di 4.000 metri lungo una strada sterrata, ripida e tortuosa. Ho sempre amato i telescopi e questi sono i più grandi e i migliori. Per vedere gli oggetti più indistinti nell'universo o i dettagli nei minimi particolari, bisogna venire al Keck. Ti mozza il fiato. Oggi James preparerà Keck, un telescopio da 300 tonnellate, per monitorare Sagittarius e Ishtar. Il telescopio si avvicinerà molto alle mie spalle. Serve un team specializzato di 20 individui per far sì che questo strumento funzioni ogni notte dell'anno. È un macchinario molto complesso. Il movimento costante dell'atmosfera terrestre distorce la luce facendo brillare le stelle. Questa distorsione impedisce agli scienziati di ottenere una visione chiara della Via Lattea. Ma il team del Keck ha risolto questo problema. Al calare della notte, James proietta un potente laser che si estende per 80 km nell'atmosfera. Scattiamo delle foto del fascio di ritorno del laser. Viene increspato dall'atmosfera esattamente come avviene a una stella naturale. Modificando gli specchi del telescopio, James mette a fuoco questo fascio di luce. Ciò permette di calibrare il telescopio e ottenere le immagini più chiare mai viste di oggetti presenti nella Via Lattea. Per l'astronomia è una rivoluzione. Si tratta di un tipo di tecnologia che si sognava da anni. È una svolta. Ora vediamo cose che prima non potevamo vedere. James e il suo team stanno facendo scoperte sorprendenti che stanno cambiando le nostre conoscenze sul funzionamento dei buchi neri. Hanno rilevato un oggetto misterioso vicino a Sagittarius e Ishtar. Si chiama G2 ed è una nube di gas interstellare che potrebbe contenere una stella. Il suo futuro è incerto. Secondo gli scienziati, il buco nero catapulterà parte della nube nello spazio. E poi inghiottirà i resti, divenendo ancora più massiccio e potente. G2 risulta essere uno degli oggetti più vicini al buco nero. Ogni volta che qualcosa si avvicina così tanto a un ambiente così estremo, entrano in gioco nuovi processi fisici e accadono avvenimenti fantastici. Presto, per la prima volta, il team vedrà un buco nero nutrirsi. Le dimensioni di Sagittarius e Ishtar sono 4 milioni di volte superiori a quelle del Sole. Ma a 300 milioni di anni luce di distanza esiste un buco nero 5.000 volte più grande. Nelle profondità di una galassia chiamata NGC 4889 si trova il più grande buco nero mai avvistato. È così potente da poter ridurre in brandelli le stelle supergiganti che si avvicinano troppo. Che cosa fornisce ai buchi neri il potere di distruggere mondi interi? A 26.000 anni luce dalla Terra, un buco nero chiamato Sagittarius e Ishtar sta per distruggere e inghiottire una nube di gas.
Da dove deriva l'immenso potere dei buchi neri? E come si formano? La formazione di un buco nero avviene in seguito alla morte di una stella massiccia. Deve trattarsi di stelle con una massa almeno 8, 10, 20 volte superiore a quella del Sole. E possono produrre un'energia milioni di volte superiore a quella del Sole, fornendo in pochi secondi la stessa quantità di energia prodotta dal Sole in un anno intero. Le stelle ipergiganti sono le stelle più grandi dell'universo. Quando perdono la loro energia, iniziano a morire. Quando non riescono più a trattenere la loro massa, collassano, causando un'enorme esplosione di energia. Una supernova, inferiore in termini di potenza solo al Big Bang. Il nucleo rimanente continua a collassare e si riduce a un unico punto nello spazio, più piccolo di un atomo. È così che nasce un buco nero. Questo osservatorio della California meridionale è il luogo di lavoro di uno dei pochi individui sulla Terra in grado di assistere a questo processo. Doug Leonard va a caccia di buchi neri. Nel 2005 è stata segnalata l'apparizione di una supernova nella galassia NGC 266. La mia reazione è stata quella di cercare di ottenere un'immagine dettagliata in primo piano della supernova e di ciò che la circondava. E questa foto ne è il risultato. Doug ha rovistato tra gli archivi del telescopio spaziale Hubble e ha scoperto che prima di collassare, quella stella era una ipergigante. Questo mi ha entusiasmato, perché, secondo noi, è il genere di stella che, una volta morta, lascia dietro di sé un buco nero. Osservando lo spazio in questo punto, Doug nota che non è più luminoso. E secondo le nostre teorie e i nostri calcoli, proprio qui si trova un buco nero nuovo di zecca. È tutto a posto. È una notte splendida, senza nuvole. Nonostante i 9 anni di ricerche, Doug non ha trovato un'altra supernova grande abbastanza da formare un buco nero. Bene, siamo pronti per cominciare. Forza! Oggi sta studiando i maggiori buchi neri dell'universo, come Sagittarius e Star, che possiede una massa milioni di volte superiore a quella del Sole, i cosiddetti buchi neri supermassicci. Mentre i buchi neri supermassicci crescono, la loro forza di gravità attira un numero sempre maggiore di oggetti in un enorme disco rotante. All'interno si genera una frizione e il disco comincia a risplendere. Più veloce è la rotazione del disco, maggiore è la frizione e più diventa luminoso. Il team di Doug è in grado di misurare l'intensità di questo bagliore e quindi di calcolare la potenza e le dimensioni di un buco nero. Maggiore è la velocità degli oggetti che orbitano intorno al buco nero e più questo è massiccio, perché è necessaria una maggiore forza di gravità sull'oggetto per far sì che esso orbiti più velocemente. Usando questa tecnica, Doug sta scoprendo buchi neri con una massa decine di milioni di volte superiore a quella del Sole. Speriamo di sviluppare e portare questi studi ancora più lontano e di comprendere meglio le dinamiche di tutti i buchi neri supermassicci. I buchi neri sono le incognite del cosmo, ma i buchi neri supermassicci sono legati a luci ancora più intense. Negli anni 60, quando si puntavano in cielo i radiotelescopi e i telescopi per raggi X, questi rilevavano fonti di energia molto potenti. Gli scienziati li hanno chiamati quasar. Non si trattava di esplosioni, ma solo di luci molto intense che offuscavano intere galassie.
Quando ci siamo resi conto di quanto fossero luminosi i quasar, non siamo riusciti a stabilire la quantità di energia. Che cosa potrebbe mai creare tanta energia? Immaginate di avere una fonte di energia che si trova molto lontano ed è molto intensa, quindi anche incredibilmente potente. Deve essere straordinariamente luminosa. Qualcosa deve pur generare quell'energia. Che cosa potrebbe fungere da motore talmente grande da alimentare qualcosa di così enorme, rendendolo visibile dall'altra parte dell'universo? La risposta è un buco nero supermassiccio. Se esso inghiottisce troppa materia, le collisioni diventano così violente da sprigionare enormi quantità di energia. Immensi getti luminosi irrorano lo spazio per centinaia di migliaia di anni luce. Un quasar è la luce più intensa del cosmo. I buchi neri sono voraci divoratori, fagocitano qualsiasi cosa. Gran parte di quello che mangiano non finisce al loro interno, ma viene sputato fuori. Raggiunge temperature molto elevate e a quel punto la materia brilla con grande intensità. Mentre la materia precipita in questo pozzo gravitazionale gigante che è il buco nero, è quasi come se si trovasse in un acceleratore di particelle. Accelera sempre di più, si riscalda e diventa più luminoso, tanto che noi, dall'altra parte dell'universo, possiamo vederla chiaramente. Alcuni quasar sono epici. A 3 miliardi di anni luce dalla Terra, gli astronomi hanno scoperto un quasar chiamato 3C273. È l'oggetto più luminoso mai individuato nell'universo. Al centro di esso si trova un buco nero supermassiccio, 1 miliardo di volte più pesante del Sole. Ogni minuto consuma una massa 600 volte superiore a quella della Terra ed emette una quantità di energia 100 volte superiore a quella dei 300 miliardi di stelle della Via Lattea messe insieme. Gli astronomi stanno individuando queste luci intense in tutto l'universo. A Pasadena, in California, i ricercatori stanno tentando di stabilire quanti ce ne siano nell'universo. Daniel Stern è uno scienziato della NASA. Lavora con un telescopio spaziale chiamato New Star. New Star è circa 100 volte più sensibile di qualsiasi altro telescopio lanciato prima. E questo significa che è incredibilmente utile per studiare questi fenomeni energetici nell'universo. I quasar più grandi sono invisibili ai telescopi ottici. Crescendo diventano più energetici e, piuttosto che emettere luce, sprigionano raggi X, impercettibili all'occhio umano. New Star rileva questo tipo di radiazione. New Star utilizza una gamma energetica simile a quella impiegata dai dottori o dai dentisti per studiare il nostro corpo o dalla sicurezza negli aeroporti per controllare i bagagli. Noi la usiamo per analizzare i buchi neri. Grazie al rilevamento di questi raggi X altamente energetici, New Star sta scoprendo quasar giganteschi, che in precedenza erano nascosti alla nostra visuale. Insieme a una flotta di telescopi e detector nuovi, New Star ha mostrato come i quasar siano molto più comuni di quanto gli scienziati pensassero in precedenza. Esaminando il cosmo e osservandolo con più attenzione, troviamo sempre più quasar, che possono formarsi soltanto in un modo, cioè tramite i buchi neri supermassicci, e noi ne stiamo trovando milioni. Sono davvero ovunque. Un tempo pensavamo che fossero una mera teoria. Oggi sappiamo che ne esistono miliardi. Ma come spiegare la presenza di tanti buchi neri nell'universo? I buchi neri. Un tempo erano considerati estremamente rari, ma oggi gli scienziati ne stanno scoprendo miliardi in tutto il cosmo. Perché ce ne sono così tanti?
si è diffusa una strana idea secondo cui al centro di ogni grande galassia dell'universo si trovi un buco nero super massiccio. Poi la gente ha cominciato a preoccuparsi e a chiedersi se era possibile che ce ne fosse uno al centro della Via Lattea. Con una massa 4 milioni di volte superiore a quella del Sole, Sagittarius A-Star è un buco nero supermassiccio. È possibile che si tratti del centro della Via Lattea, del punto focale della nostra galassia? A Los Angeles, un team di scienziati sta affrontando questo quesito. Il gruppo è guidato dall'astronoma Andrea Goetz. Gli stessi buchi neri sono oggetti molto scuri. Non possiamo vederli direttamente. Ciò che è visibile alla nostra percezione è l'influenza del loro campo gravitazionale. Quindi stiamo studiando le stelle più vicine al buco nero e stiamo analizzando il loro comportamento. Dopo due decenni, il team di Andrea ha fatto una scoperta sensazionale su Sagittarius A-Star. Tutte le stelle che misuriamo gravitano intorno al buco nero e lo fanno in periodi di tempo diversi. L'enorme forza di gravità di Sagittarius A-Star mantiene tutte le stelle in orbita. Rimuovendo il pulviscolo e il gas della Via Lattea, scopriamo che queste stelle non sono sole. Ogni singolo oggetto della Via Lattea orbita intorno a un punto specifico dello spazio. Il buco nero supermassiccio, Sagittarius A-Star. Il centro è padrone della nostra galassia. Si trova a 26.000 anni luce dalla Terra. Ma persino a questa distanza non possiamo sfuggire alla stretta di questo colosso. Anche la Terra ruota intorno al centro della galassia, viaggiando a una velocità che risulta essere di 800.000 km orari. Sagittarius A-Star non è l'unico buco nero a controllare una galassia. Esaminando un numero sempre maggiore di galassie, gli scienziati hanno scoperto un buco nero supermassiccio al centro di ognuna di esse. Altro che rari. I buchi neri supermassicci sono ovunque. Nell'universo osservabile esistono centinaia di milioni di galassie e al centro di ognuna di queste ci sarebbe un buco nero supermassiccio? È assurdo! Ma c'è di più. I buchi neri supermassicci non si limitano ad ancorare le galassie, ma possono anche crearle. L'intensa gravità di un buco nero attira in orbita le stelle che passano. L'insieme delle loro masse attrae sempre più stelle, fino a formare le galassie che vediamo oggi. Caratterizzate al centro da un buco nero supermassiccio che funge contemporaneamente da protagonista e creatore. Questo ci costringe a rivalutare le nostre convinzioni sulla formazione delle galassie e ci obbliga a riconsiderare il ruolo che i buchi neri svolgono nell'universo. I buchi neri sono essenziali per le galassie. Le galassie sono fondamentali per la creazione delle stelle. Le stelle sono vitali per la formazione dei sistemi planetari. I pianeti sono determinanti per la vita umana. E quindi il buco nero è di fatto un'ancora per la nostra esistenza. L'universo potrebbe sembrare un luogo sereno e pacifico, ma l'apparenza inganna. Visto dalla Terra, lo spazio sembra molto tranquillo. Appare splendido e calmo, ma in realtà troviamo tanta violenza lì fuori. Le stelle esplodono,
le galassie entrano in collisione, quindi siamo circondati da un universo di moti violenti. La nostra galassia, la Via Lattea, è diretta verso uno degli eventi più drammatici del cosmo. Tra 4 miliardi di anni si scontrerà con una galassia più vicina, quella di Andromeda. Viaggiando a una velocità di 400.000 km orari, le due galassie si congiungeranno in una nuova supergalassia, chiamata l'Atomeda, ed è stato previsto che i loro buchi neri collideranno. Nell'universo le collisioni tra i buchi neri sono comuni. Ma la loro misteriosa natura rende impossibile vedere che cosa accade durante questi impatti. Jameson Rollins va a caccia di queste collisioni. Ma invece di osservare i buchi neri, li ascolta. Queste sono le sue orecchie. LIGO consiste in una rete di tunnel e laser del valore di $1 miliardo. Stiamo davvero aprendo una nuova finestra sull'universo. Stiamo iniziando ad ascoltare l'universo in un modo in cui non avevamo mai fatto prima. La vastità di un buco nero provoca delle increspature nel tessuto dello spazio. Una volta attivato, LIGO tenterà di ascoltare queste onde gravitazionali. LIGO è uno strumento a forma di L in cui la lunghezza dei bracci misura 4 km. Fondamentalmente, proiettiamo dei raggi laser lungo il braccio e in tal modo siamo in grado di misurare con estrema precisione la lunghezza dello spazio nel braccio. Quando si avvicina un'onda gravitazionale, quello spazio si restringe e si espande leggermente e noi lo misuriamo. Si tratta di un movimento minuscolo, minore dell'ampiezza di un atomo. Tra pochi mesi, quando LIGO sarà completato, il team potrà ascoltare il suono dei buchi neri in collisione. Quando orbitano l'uno intorno all'altro a un ritmo costante, si sente un unico suono. Ma mentre emettono le onde gravitazionali, allora si avvicinano, si muovono più velocemente e il segnale aumenta di intensità e ampiezza, producendo un cinguettio, un che termina con la collisione e l'esplosione. I suoni rilevati sono solo deboli echi dell'evento reale. La violenza di un buco nero in collisione è inimmaginabile. Sepolti sotto una nube a forma di fagiolo, fatta di detriti stellari roventi e densi, i buchi neri lottano per la supremazia. A mano che si avvicinano, accelerano. Finalmente si scontrano. Producendo un'onda d'urto supermassiccia che dilania il cosmo. È difficile predire che cosa proverò quando arriveranno i primi segnali, visto che lavoro a questo progetto dall'inizio della mia carriera. Quindi sarà davvero entusiasmante, sono sicuro che faremo una festa. Se LIGO confermerà le nostre teorie sulla collisione dei buchi neri, il futuro che attende la nostra galassia è lugubre. Quando i buchi neri al centro della Via Lattea e di Andromeda si fonderanno, creeranno un mostro. Un buco nero così potente da consumare milioni di stelle. I superstiti subiranno una riorganizzazione brutale sotto il nuovo padrone. L'attrazione gravitazionale lancerà i pianeti in nuove orbite e provocherà la collisione delle stelle. Regnerà il caos. Un unico buco nero controllerà il fato di milioni di stelle e pianeti.
Si può ritenere che il Sole sia potente, si può persino pensare che una stella massiccia sia forte, ma non c'è niente di più potente di un buco nero. Gli scienziati hanno scoperto come i buchi neri formino le galassie, dettandone il futuro. Ma resta un grande mistero. Che cosa accade nelle profondità di un buco nero? In passato, i buchi neri erano solo una teoria, una previsione fatta da Einstein. Oggi sappiamo che controllano le galassie e alimentano le luci più intense del cosmo. Tuttavia, nascondono ancora un segreto, qualcosa che nemmeno Einstein è riuscito a scoprire. Che cosa succederebbe se ci avventurassimo all'interno dell'orizzonte degli eventi, il confine che circonda un buco nero da cui non può filtrare alcuna luce? Credo che l'idea di esplorare un luogo simile sarebbe una missione fantastica. Sarebbe una grossa opportunità per gli astronauti del futuro. Abbiamo molte informazioni riguardo a ciò che succede all'esterno di un buco nero, ma non sappiamo cosa si verifica nell'ultima frazione di secondo, in quella sottile porzione di tempo in cui si supera il punto di non ritorno e si arriva all'orizzonte degli eventi. In Scozia, un interessante esperimento ha come scopo quello di svelare cosa si nasconde oltre l'orizzonte degli eventi. È frutto dell'ingegno di Daniele Faccio. Si tratta di un territorio inesplorato, ma è qui che possiamo oltrepassare i limiti della nostra conoscenza. Faccio non si serve di un telescopio e non è un astronauta. In verità riproduce i buchi neri nel suo laboratorio. Il suo ingrediente chiave è la luce. Oggi disponiamo di laser estremamente potenti che costringono la luce a comportarsi e a scorrere come se fosse un fluido. Vicino a un buco nero, anche lo spazio scorre come un fluido. Si muove verso l'orizzonte degli eventi come un fiume che scorre verso valle. Pensate a un corso d'acqua e immaginate di voler nuotare controcorrente. Avrete la sensazione che il fiume cercherà di trascinarvi con sé, e questo è esattamente ciò che fa un campo gravitazionale all'esterno di un buco nero. Faccio ha indirizzato la luce in uno stretto vortice, proprio come avviene per la materia che scende in un vero buco nero, facendo scoperte scientifiche straordinarie. Quando indirizza un'onda di luce verso uno dei buchi neri, accade qualcosa di strano. Ci accorgiamo che queste onde non si muovono, restano congelate al confine dell'orizzonte che abbiamo generato. Il congelamento di queste onde conferma la previsione della teoria più celebre di Einstein, quella della relatività. Einstein credeva che in vicinanza di un buco nero la gravità dilatasse il tempo. Un secondo si trasforma in anni, o persino in secoli. Visti da lontano, gli oggetti appaiono congelati nel tempo, che è esattamente ciò che Faccio riscontra nei suoi buchi neri sperimentali. È convinto che nello spazio accada la stessa cosa. Se, per esempio, assistessimo da molto lontano alla caduta di un'astronave in un buco nero, non vedremmo mai quelle persone oltrepassare l'orizzonte degli eventi. Le vedremmo avvicinarsi ad esso. Il tempo ci apparirebbe rallentato e quindi le vedremmo rallentare e congelarsi per sempre nell'orizzonte degli eventi. Gli astronauti all'interno dell'astronave, comunque, non noterebbero la dilatazione temporale. Sarebbero soggetti alle stesse mutazioni gravitazionali dell'ambiente circostante. Per loro, il tempo trascorrerebbe normalmente, mentre la gravità li trascinerebbe verso l'orizzonte degli eventi.
Nemmeno Einstein era a conoscenza del passo successivo. Ma Faccio è convinto che un giorno il suo esperimento svelerà questo mistero scientifico. È come se questa porzione attraversasse direttamente la sfera di un vero buco nero. Ciò gli consente di vedere al di là dell'orizzonte degli eventi e di provare per la prima volta le dinamiche interne di un buco nero. È davvero entusiasmante. È qui che si nascondono le nuove leggi fisiche. Finalmente, grazie a questa nuova scoperta scientifica, siamo in grado di spiegare cosa accade all'interno di un buco nero. Per ora, ciò che si trova al di là dell'orizzonte degli eventi resta un mistero. Alcuni credono che vi sia un inferno tenebroso. Potrebbe esserci una parete di fuoco gigantesca dove tutto viene risucchiato, fatto a pezzi e vaporizzato in una grande esplosione. Altri prevedono un fenomeno chiamato singolarità. È un fenomeno in cui lo spazio e il tempo convergono in un unico punto e in cui il tempo stesso si ferma, che è un'idea pazzesca. Mentre altri ancora credono che il buco nero spaghettifichi tutto ciò che vi entra. Se entraste in un buco nero soltanto con i piedi, la forza di gravità ai vostri piedi sarebbe molto più forte di quella nella vostra testa. Per cui verreste allungati e stirati in forme sottili, finché le vostre molecole e i vostri atomi si disgregherebbero, e finireste nel buco nero in forma di una sottile striscia di vapore. I buchi neri sfidano ogni certezza. Ma teoricamente, lì fuori potrebbe esserci qualcosa di ancora più strano. Un buco nero a rovescio. Un buco bianco. Invece di risucchiare materia, la sputa fuori in un violento vortice di energia. I buchi bianchi potrebbero aprire nuovi orizzonti per l'umanità. Una delle proprietà straordinarie dei buchi neri e di quelli bianchi è il fatto che a volte possono collegarsi formando un condotto spazio-temporale. E quando si verifica questo, si entra nel buco nero da un punto dell'universo e si esce attraverso il buco bianco in un punto diverso. Quindi, in sostanza, i buchi neri ti risucchiano e quelli bianchi ti sputano fuori. Un tempo erano il sogno più selvaggio di chi scriveva romanzi di fantascienza. Ma oggi gli scienziati sono convinti dell'esistenza di questi condotti spazio-temporali che potrebbero rivoluzionare l'esplorazione dello spazio. Un condotto spazio-temporale ci permette di attraversare distanze enormi in un tempo quasi inesistente. Immaginate di voler partire dalla galassia della Via Lattea, che si trova in questa estremità del foglio, e arrivare alla galassia di Andromeda, che si trova all'altra estremità. Si tratta di 2 milioni di anni luce. Anche se viaggiaste alla velocità della luce ci vorrebbero 2 milioni di anni. Ma con un condotto spazio-temporale potreste piegare lo spazio tanto da poter passare da una parte all'altra in un tempo quasi inesistente. Entrare in un condotto spazio-temporale renderebbe possibili tragitti inimmaginabili. Potremmo affrontare viaggi di giorni, o persino ore, per i quali in precedenza avremmo impiegato miliardi di anni. Sfruttando questa apertura nel tessuto dello spazio, il buco bianco ci catapulterebbe in un luogo, e magari anche tempo, completamente diverso. Ma prima dovremmo superare un ostacolo tecnico. Il problema è che non appena si imbocca un condotto spazio-temporale, questo collassa. È come cercare di entrare in una bolla di sapone. Appena la trafiggi, scoppia. Ci sono stati alcuni scienziati che hanno detto: caspita, deve esserci un modo per evitare che scompaiano. Che cosa fate se al ristorante il vostro tavolo traballa e il vostro drink continua a cadere? Mettete un fermo sotto il tavolo per renderlo stabile. È possibile che esista un sistema simile anche per i condotti spazio-temporali. Il cosmo è pieno di piccole particelle, simili a elettroni e protoni. Quando interagiscono, proiettano brevi esplosioni di energia. Gli scienziati le hanno chiamate particelle virtuali. Sono convinti che queste ondate di energia possano forzare un condotto spazio-temporale. Sembra fantascienza,
ma a Los Angeles un gruppo di scienziati sta affrontando la questione. Umar Mohideen sta costruendo un congegno che spera possa consentire agli esseri umani di entrare in un condotto spazio-temporale. È entusiasmante occuparsi di queste ricerche, è davvero motivante. C'è la possibilità di fare nuove scoperte. Anche per questo siamo così entusiasti di questa ricerca. Uno degli elementi presenti all'interno della sua macchina è in grado di rivoluzionare l'esplorazione dello spazio. Una pallina di metallo microscopica. Umar ha montato questa sfera accanto a una lastra di metallo, lasciando uno spazio minimo fra di esse. Lo spazio che le separa è esiguo. In questo caso si tratta di un micron, che corrisponde a un quinto della larghezza di un capello, quindi parliamo di una distanza molto ridotta. Questo spazio minuscolo intrappola le particelle virtuali. E Umar è convinto di poter usare queste esplosioni di energia per cercare di aprire un condotto spazio-temporale. Si tratta di una frontiera che stiamo cercando di comprendere, di un fenomeno fisico e di proprietà della natura ancora oggetto di dibattito. Anche questo aumenta l'entusiasmo. Il congegno di Umar genera solo forze ridotte, ma modificato su scala industriale potrebbe funzionare. Per aprire un condotto spazio-temporale dovremmo costruire un'enorme sfera di metallo, larga milioni di chilometri. E poi posizionarne un'altra accanto, a una distanza non superiore alla grandezza di un singolo atomo. Infine dovremmo calare le due sfere nella bocca del buco nero. A quel punto potremmo viaggiare negli angoli più remoti dell'universo. Quando l'umanità è stata in grado di ampliare lo spazio in cui poter viaggiare, di osservare, scoprire e comprendere, ciò ha sempre condotto a nuove conoscenze che abbiamo sfruttato per accrescere la qualità della vita umana. Controllare i condotti significherebbe portare avanti questo processo. Solo perché oggi non possediamo la tecnologia adatta non significa che non la svilupperemo in futuro. Pensateci, solo un centinaio di anni fa i fratelli Wright iniziavano a volare. Anche se i condotti spazio-temporali non esistono, anche se non possono esistere, la matematica, la scienza e la fisica impiegate per comprenderli teoreticamente possono portare a nuove scoperte in ambiti sfruttabili, in aspetti reali di cui l'umanità potrebbe beneficiare. Vale sempre la pena indagare questioni simili, ed è per questo che si chiama esplorazione. I buchi neri divorano stelle e pianeti in un batter d'occhio. Ma oggi sappiamo che possiedono anche un ruolo positivo. Creano e controllano le galassie, mantenendo l'ordine nel cosmo. E un giorno potrebbero portarci negli angoli più remoti dell'universo. Piuttosto che temere i buchi neri, forse dovremmo imparare ad amarli.